cose nucleari in Giappone. Sulle radiazioni. Non so, faccio partire io la radiazione. No, dai, no, davvero. No, la radiazione. Con piacere, siete venuti. Real TV, una giornata a San Diego, una giornata con il nostro amico Clint Legnani. Questo è il carrello. Prendi sta macchina qua per andare a San Diego, è un modello forte. Questo è il carrello che Clint Legnani usa quando va a fare la spesa. Ah, aspetta un attimo. Questa è la mia patente. Finalmente, dopo. Sei contento, eh? Ah no, pensavo di non prenderla più, qua la patente non solo. Le guide di Rete 7 oggi ci portano nel più famoso supermercato di San Diego, dove il nostro amico Clint Legnani ci porta a comprare un po' di cose. Allora, ecco, abbiamo appena passato il reparto salumi e formaggi, dove abbiamo acquistato un ottimo mascarpone ben gioioso, un formaggio di pecora e questo ottimo prosciutto cotto al miele. E ci fai il gusto di gelato? E ora invece, sì, faccio la palla montare. E ora invece andiamo a sinistra. Dove è uscita la signorina? Dove è uscita la figlia? Prima la figlia. Vai a sinistra. Dove andiamo a prendere? Dove andremo a prendere la panna e il latte? Merda? Bene. Temperatura si è abbassata di quei 70-80 gradi e il nostro amico cliente gli è venuto il chiodino. Presto, qua io faccio prendere cazzotti maiali, le vacche. Oh! Che roba! No, ti muovi? Vai! C'è meno 100, c'è meno 100! Le uova! Possiamo andare. Fresco? Sono Dio. Ma riprendimi da qua, siamo a... Oh. Così c'è la tua faccia al buio. Vai da giù a su. Al buio. Oh. Così è più figo. È buio. Ma se, scusa, spegniamo il cosa. Non puoi riprendere da su che sembra a 40. Accendi dei fari. Eh? Accendi dei fari. Spengo fuori. Si vede? C'è la vista cosa? Con il lino, il barchino. Prossima ripresa. Siamo a San Diego. Lì ci sono i due geppi. Ora li sto portando a prendere un ottimo espresso da Filippo, che è un caffettaro italiano che ha aperto e ha fatto giustizia qua. Da notare la bellezza e lo splendore di questo esemplare di italiano italo-americano
ormai italo-americano, cioccolato, bisogna inquadrarlo dal basso perché sennò... No, cioccolato, eh. Ha spinto play. Pronto? Sì. Pronto? Allora sta registrando. Sì. Senza registrare. Puoi andare anche un po' più in là. No, no, va bene qua. Si inquadra un po'. No, va bene anche così. Però stai andando. Eh? No, stai andando. Sì, però se ti fai un po' più in là. Non posso. Guarda che andiamo. Vai un po' più indietro. Non posso stare qui, mi passa davanti la gente. Eh? Qual è il caffè di più? No, 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 sì, sì. Toscano, caffè toscano numero uno di Pacifico. Famiglia, assoluto. E secondo lei? Io bevo il caffè però è buonissimo. L'odore è buono. Sento l'odore fino a quando sei a Oshanti. Dove lui aprirà la testa. L'odore non è male. Fai un inquadro alla fine dell'autobus. Là c'è la fine che non si sente. E per essere una giornata di luglio, si trovava il primo. Per essere luglio è freschino comunque. E poi è cambiato. Ah, cazzo, un'ora avanti, vero? Porca io. Sei a posto? Sì. Salutate, salutate che aspetta. Cioncio, non mettere pressione. Quella è fredda. Metti pressione. Non metti. Aspetta, non è la cosa da fare, perché sei lì? Non lo so, perché devi mettere pressione? Ti ha messo pressione? Sì, mi metto pressione. È uno? È doppio per me e normale per lui. È un'acqua. And the ball so nice sometimes if you preso dal basso. Lui, l'imperatore. Allora, noi stiamo qua che stiamo per partire, questa notte o domani mattina partiremo per Las Vegas, no, sarà Las Vegas perché noi porteremo a casa $1,000,000 e lasceremo 30 spicciolini al nostro amico Clint Legnani, inquadrato. $30,000 ti basta, no? Fa piacere. Te ne diamo 50.000.
gli daremo 50 spicciolini, che così sarà felice e contento e metterà due da gelati da un centesimo in più. E dopo torneremo a casa felici e contenti. A presto. Eravamo dalle parti di Barstow, ai confini del deserto, quando le droghe cominciarono a fare effetto. Ricordo che dissi qualcosa tipo... Sento la testa leggera. Potresti guidare tu. Ad un tratto ci fu un terrificante ruggito intorno a noi e il cielo si riempì di cose che sembravano enormi pipistrelli, stridenti impicchiata sulla nostra macchina. E una voce urlava: Santo Dio, cosa sono questi maledetti animali? Hai detto qualcosa? Lascia perdere. Tocca a te guidare. Inutile parlare dei pipistrelli, pensai. Il povero bastardo presto li avrebbe visti da solo. Maiali! Avevamo due buste di erba, 75 palline di mescalina, 5 fogli di acido superpotente, una saliera mezza piena di cocaina, un'intera galassia multicolore di eccitanti, calmanti, scoppianti e esilaranti, e anche un litro di tequila, un litro di rum, una cassa di birra, mezzo litro di etere puro e due dozzine di fialette di pop. Non che per il viaggio ci servisse tutta quella roba, ma quando ti ritrovi invischiato in una seria raccolta di droghe, la tendenza è di spingerla più in là che puoi. La sola cosa che mi preoccupava veramente era l'etere. Al mondo non c'è nulla di più indifeso, irresponsabile e depravato di un uomo negli abissi di una sbornia di etere. E io sapevo che ci saremmo arrivati abbastanza presto. Un rapporto della sottocommissione della Camera afferma che le droghe pesanti hanno ucciso 160 soldati americani l'anno scorso, di cui 40 in Vietnam. Le droghe... Un tiro, amico! Quanto cover the line! Sit down, down in the railway station! Quanto cover the line! Un tiro, povero scemo! Sweet, sweet Mary! Aspetta sweet, di vedere anche Mary. Tu i pipistrelli! Jump again to swing. You should have heard those locked out jailbirds sing that.
square. You can't find a partner, use a wooden chair. And he said, nix, nix, I wanna stick around, I wanna get my kick. Let it rock, everybody, let it rock. Everybody in old cell phone, put down into a jail. Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living, the devil may care, and I am just a devil with love to spare. So Viva Las Vegas, Viva Las Vegas. How I wish that there were more than the 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel, a fortune won and lost on every deal. All you need is a strong heart and a nerve of steel. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva Las Vegas, with your neon flashing and your one-armed bandits crashing all those hopes down the drain. Viva Las Vegas, turning day into nighttime, turning night into daytime. If you see it once, you'll never be the same again. I'm gonna keep on the run, I'm gonna have me some fun. If it costs me my very last dime, if I wind up broke, well, I'll always remember that I had a swing in time. I'm gonna give it everything I've got. Lady luck, please let the dice stay hot. Let me shoot a seven with every shot. Sir, Viva Las Vegas!